Quale pentola usare per cucinare per non avere problemi metabolici o problemi più seri e più gravi che vedremo qui fino al cancro? In realtà, questa è una pentola in teflon. Quando giro il mondo, sempre trovo a disposizione una pentola in teflon che è antiaderente, è molto comoda, ma non dovremmo usarla, anzi dovremmo buttarla via. Questa contiene una sostanza che si chiama PFOA. OA, che sarebbe acido perfluoro-ottonoico. Nome difficile, ma l'importante è capire che è una sostanza contenuta nel teflon che fa da antiaderente. Molto pratica, molto versatile, non si attaccano le cose, però molto danneggia molto. E è una molecola di carbonio e fluoro che ormai si riscontra negli Stati Uniti nel 98% delle persone facendo le analisi, ma più o meno possiamo fare una stima in tutto il mondo, perché queste particelle, quando la pentola soprattutto si rovina, non solo vanno nel cibo, non solo ce le mangiamo, e sono altamente cancerogene, cioè sono direttamente correlate al tumore, a tumori ai testicoli, in varie parti, metto qui gli studi, danneggia la tiroide, crea obesità, perché questa sostanza mi rientra tra gli obesogeni, che sono distruttori endocrini, resistenza alla leptina, quindi ho sempre fame, linfomi, leucemia e colite ulcerosa, in realtà una lista di cose. Ma va tenuto conto che queste sostanze in realtà vanno nell'ambiente. Quindi in realtà si trovano anche nell'acqua. Quindi il motivo per cui non dovremmo prendere questo tipo di pentole, e non è che solo ci crea un danno a noi, crea un danno all'ambiente in generale. Ok? Ad oggi c'è un moderno parametro di misura per considerare la salute di una persona che si chiama esposoma, ossia l'esposizione cumulativa che una persona ha nel tempo, e mettono qua una persona piena di tatuaggi, con una maschera antigas, con un hamburger di fianco per far capire, in realtà ci sono due studi linkati qui sotto, è l'esposizione cumulativa a tutte queste sostanze che sono nell'ambiente. Ok? Quindi, parlando di pentola, qual è la soluzione e l'alternativa a questo tipo di pentole? Ce ne sono due. Fondamentalmente, che sono la prima più antica, e stiamo parlando di ferro fuso, la classica in ferro pesante, dura tutta la vita, necessita un trattamento, però è di ferro e non ha nessun tipo di problema. L'altra opzione è acciaio inox, costa un po' di più, si trova su Amazon semplicemente. Posso utilizzare dell'olio di cocco per cucinare, che anche ad alte temperature non si altera, quindi l'olio di cocco a mio parere va benissimo per cucinare su questo tipo di pentole, e queste due sono due ottime alternative a questo tipo di pentola antiaderente. Se vuoi approfondire il tema obesogeni, vai all'episodio numero 56 qui sul canale YouTube, perché spiego come questi obesogeni che sono sull'ambiente, sono tanti tipi di sostanze, ce ne sono una lista infinita. In realtà, per quanto le persone consiglino la soia rientra tra gli obesogeni, tra i distruttori endocrini. Quindi la eviterei per questo, ma vai all'episodio numero 56 perché approfondisco il tema. E gli obesogeni sono sostanze che sono in grado di aumentare le mie cellule adipose anche senza l'eccesso calorico. Quindi è qualcosa a cui dobbiamo realmente imparare a difenderci, e niente, primo step, cambiamo questo tipo di pentole al teflon con ferro, ok, ferro fuso o acciaio inox. Spero questo video ti sia stato utile, condividilo con persone che potrebbero averne bisogno, cambia questa pentola, scrivimi qui sotto nei commenti tu che pentola stai usando, e noi ci vediamo qui sempre 3 volte a settimana per parlare di metabolismo, metabolismo lento e strategie brucia grassi. Ciao!